Bentornati su Talking Page. Allora, ho questo libro, parliamone. Io non ho mai avuto la necessità di fare recensioni di libri che ho letto, perché penso che ognuno magari deve formarsi la propria opinione, così. Non è sbagliato fare recensioni, ma non è nelle mie corde, non ne sento la necessità. In questo caso devo fare un'eccezione, perché, caro Steven, tu non puoi. Dopo che mi hai allietato le pupille visive per anni con capolavori come questo o questo, ecco, poi non puoi uscirtene con una cosa così. Soprattutto farmela pagare 17,90€. Ecco, premetto che io nel tempo libero scrivo. Quindi so cosa vuol dire creare lo scheletro di una storia, di un romanzo, per poi passare alla fase successiva, lavorarci su e rimpolparlo, cioè farlo diventare una storia vera e propria con un po' di cicciuzza sopra. Ora qui ci troviamo con lo scheletro di una storia che è stato lasciato così, scheletro, proprio che uno appena può toccare queste ossa, queste ossa di questo scheletro, di questa storia, e poi dire, ma io vorrei vedere questo scheletro che faccia avrebbe, che corpo avrebbe una volta magari arricchito. Soprattutto per la prima volta in vita mia, da quando compro i libri di Stephen King e vi parla una fan di lunga data, ho iniziato a leggere Stephen King che avevo 12-13 anni e se non mi credete questo video ve lo dimostrerà. Allora, si parte da Carrie, edizione di che anno non mi ricordo, credo gli anni 80. Tutti quanti, continuiamo sul secondo, addirittura ho una versione in inglese, Tommy Knocker, un po' desfata, continuiamo, It, ok, continuiamo, tutta la saga del Miglio Verde, non in un unico libro, ma io ho dovuto aspettare anno dopo anno che uscissero tutti questi libricini del Miglio Verde, fino a completare la collezione, quelli di Richard Bachman, passando anche per Mucchio d'Osso, che ho la versione sia in italiano che in inglese. Ho anche questo che era uscito, un libro più CD-ROM di Passaggio per il Nulla, Riding the Bullet. Passando a tutta la saga della Torre Nera, compreso un capitolo che ho acquistato in inglese, che non so che titolo abbia in italiano, comunque. Ok. Proseguiamo qui. Non fate caso al porcello, ok. Proseguiamo di qua, non fate caso a Walter White. Stephen King, Stephen King, Stephen King, tutti quanti ci sono. Non fate caso al gatto, fino ad arrivare ovviamente a Sleeping Beauties, che è il penultimo uscito prima del famigerato La scatola dei bottoni di Wendy, quindi come vedete la mia è una collezione completa. Ecco, dicevo, la prova che io sono una fan sfegatata, io leggo di tutto, ho sempre letto di tutto, tantissimi altri autori. Stephen King, per una serie di motivi, per gusti personali miei, ma che anche condivideranno tantissime persone perché ci sono tanti fan di Stephen King in giro per il mondo, per una serie di fattori, come dicevo, ho sempre acquistato i suoi libri, ma a scatola chiusa proprio. Ogni anno lui se ne esce con il solito romanzo, che bene o male nel tempo non mi ha mai deluso più di tanto, a parte gli ultimi 7-8 libri, non li ho trovati così appassionanti. Ecco, i primi restano i primi, ovviamente. La magia assoluta resta con i suoi primi, credo, 10, al massimo 15 romanzi. Dicevo che per la prima volta mi sono sentita gabbata nel comprare un romanzo di Stephen King, perché già sfogliandolo, e qui saranno d'accordo molte persone perché ho letto un po' di recensioni in rete, in internet, e vedo che molti sono d'accordo con me, è stato confezionato essendo proprio un materiale, come dire, un materiale appena abbozzato, fatto appunto per essere sviluppato ulteriormente, è stato organizzato e stampato in modo da farlo diventare un libro di... quante sono?
236 pagine, che a vederlo sembra un romanzo, una novella, ecco, una novella breve. In realtà è costituito da un'immensità di spazio vuoto, davvero un'immensità, con questa cornicetta qui, che è presente in tutte le pagine e che tenta disperatamente di camuffare un po' lo spazio vuoto, l'impaginazione che è stata ristretta a centro pagina, e queste illustrazioni che comunque occupano ulteriore spazio, un'interlinea bella abbondante, il carattere forse è medio, diciamo, per un libro. Comunque vi faccio notare lo spazio, cioè uno, quando mai nei libri, diciamo, si vede questa abbondanza di spazio? Queste sono tutte pagine vuote, che così, per giustificare il prezzo e diciamo mandarlo in stampa come un libro completo, che completo non è, perché, lasciatemelo dire, questo va detto, l'idea è buona, perché è simpatica, perché è nelle corde di Stephen King, che si inventa sempre questo: e se io potessi manovrare le fila del destino, se potessi far succedere certe cose, se avessi questo potere. Quindi è molto molto Stephen Kingesco questo racconto. Adesso non so, questo Richard Schismar, come si legge, quanto ci abbia messo di suo. Presumo che Stephen King gli abbia detto: c'è questa ragazzina che incontra un tizio che gli passa una scatola con dei bottoni, che spara caramelle e monetine preziose, vedi tu cosa ci puoi fare. Questo Richard si sarà detto: cacchio, cosa ci posso fare? Qui andrebbe scritto un romanzo di, non so, di 1000 pagine, fitte magari, però penso che coi tempi della pubblicazione fossero stretti, adesso io non lo so, però è un caso anomalo questo, quindi presumo che qualcosa sia successo. Si sa che gli scrittori americani con le case editrici americane hanno dei contratti molto stretti, nel senso che in questo mese di questo dell'anno tu mi devi dare un libro da stampare. Ecco, in questo caso forse non ce l'ha fatta il nostro Stephen, sebbene io abbia la sensazione che Stephen King scriva anche con i piedi o con le ciglia, non lo so, perché puntualmente ogni anno sforna il suo libro, il suo romanzo. Però in questo caso io credo che sia successo qualcosa e il libro doveva andare in stampa, non c'era materiale a sufficienza, hanno detto: va bene così, sei Stephen King, venderai comunque, infatti io ne sono la prova, e qualsiasi fan di Stephen King si sarà fiondato sulla prima libreria disponibile una volta saputa la data di uscita di questo romanzo, e l'avrà comprato a occhi chiusi come ho fatto io. Però, io dovevo esprimere la mia opinione. Io mi sento un po' imbrogliata, una parola pesante, però dopo tanti libri acquistati con romanzi veri e propri, ecco, questo mi sembra proprio un dietro le quinte. Avete presente quando vi fanno vedere le scene, il dietro le quinte di alcune scene di film, magari dove ci sono qualche papera degli attori, magari vi fanno vedere il trucco, vi fanno vedere gli effetti speciali, vi fanno vedere le papere degli attori, e voi però la scena completa, confezionata, fatta bene, che fila via liscia con tutti gli effetti speciali che non si vedono, non si vede il trucco, ecco, voi non la vedete mai. Quella è la sensazione di vedere un dietro le quinte di un libro in lavorazione, come se Stephen King mi avesse magari passato un abbozzo della storia e mi avesse chiesto la mia opinione. Adesso ripeto, io ho guardato in rete un po' di recensioni e più persone sono d'accordo con me che questo è veramente un caso anomalo, e io ho sentito la necessità di condividere con voi le mie idee su questo romanzo, essendo una fan di Stephen King di lunga data, con tutta la collezione di libri, come avete visto, insomma. Ecco, ovviamente la mia opinione è confutabile, non tutti saranno d'accordo con me. L'unica cosa che spero è che chi si sta avvicinando per la prima volta a Stephen King non prenda in mano questo, perché se è una persona che ha letto molto potrebbe dire: ma tutti parlano di questo Stephen King e alla fin fine questo è quello che scrive, questi sono i libri che scrive. No, vi prego, se davvero è la prima volta che volete leggere qualcosa di Stephen King, partite da Carrie, partite dal Cimitero Vivente, partite dalla Zona Morta, partite da Shining, partite da questo, ma forse questo
vi sembrerà troppo, ma comunque partite. Il mio consiglio, se volete conoscere Stephen King, è partire dagli inizi. Cioè, prendetevi, andate in rete, c'è la sua bibliografia completa da qualche parte, sicuramente, e guardate i titoli. Partite dal primo, così vedrete anche un'evoluzione dello scrittore e anche della persona stessa, perché man mano che la sua vita si è evoluta, man mano che lui è cresciuto come scrittore, ma anche come persona, perché ricordiamo che ha cominciato a essere famoso molto giovane, aveva 26 anni, se non sbaglio. Quindi potete avere una visione completa di lui. Non cominciate da metà, oddio, se volete, non è un ordine mio, però un consiglio che posso dare è cominciate dai primi libri. O quello che farei io, insomma, per conoscere uno scrittore. Comincerei, se dovessi leggere uno scrittore che ha scritto decine di libri, comincerei dal primo che ha scritto, proprio per una questione di vedere un po' come si sviluppa il suo talento nel tempo. Niente, io spero di non essermi fatta troppi nemici con questa recensione. Io immagino che i fan di Stephen King saranno d'accordo con me. Se non siete d'accordo con me, mi dispiace, io ho sentito proprio l'esigenza di fare questa recensione. Non ho mai recensito un libro di Stephen King in vita mia, né per iscritto né con un video. Però in questo caso, l'unica cosa, la copertina è una figata. Ecco, la copertina è una figata, le recensioni dietro magari un po' meno, insomma, un vero gioiello il cui unico difetto è di non essere più lungo. Ecco, qui diciamo che l'hanno un po' infiocchettata questa cosa, perché un vero gioiello, sì, l'idea è buona, però il difetto è che doveva essere lasciato macerare, doveva essere lasciato nel forno a cuocere ancora per un bel po', e Stephen doveva dedicarci un altro anno minimo o qualche mese per farne uscire un peccato, perché poteva essere un romanzo bello polposo, corposo, insomma, poteva prendere parecchie direzioni. Ecco qua, la mia recensione tutta personale sulla scatola dei bottoni di Wendy di Stephen King. Io spero di avervi allietato con questa mia così descrizione di come mi sono sentita quando ho finito di leggere questo libro, tra virgolette, perché per me è un abbozzo di storia, non è un libro completo. E con questo ho finito. Grazie di aver guardato questo video e vi saluto alla prossima. Ciao!